Ciao Runner Rossi e benvenuti in questo nuovo fantastico Draw My Childhood. Sapete, io sono stata da sempre una bambina molto precoce. Ho iniziato a parlare a meno di un anno, ho imparato a guidare la bicicletta a 4, a ricattare il mio fidanzatino a 6, e 6 anni è anche l'età che avevo nell'anno in cui si ambienta questa storia, anche se il mio sventurato coniuge dei tempi ne è per sua fortuna estraneo. Ero ancora una piccola infante e passavo le mie giornate nel cortile di casa con l'unico grande hobby di farmi del male. Rientrare senza riportare ecchimosi, senza perdere 3 kg di globuli rossi e senza far venire almeno 7 capelli bianchi a mia madre era un evento straordinario e soprattutto una casella rossa nel bilancio della mia azienda, Fra Frog & Co, dove Co non sta per company ma per contusioni. Tutto è iniziato proprio a causa di mia madre, l'ho sempre vista fumare sin dall'alba dei tempi, e fonti piuttosto autorevoli mi hanno detto che la prima sigaretta che ha fumato le era stata offerta da un velociraptor, giusto per farvi capire da quanto tempo fuma. Era un giorno come un altro, nel quale ero riuscita a perdere una buona dose di piastrine. Stavo quindi andando a lavarmi per sbarazzarmi delle ultime superstiti, quelle rimaste attaccate alla pelle, quando alzai lo sguardo sul lavandino. Sì, sì, ok, sì, il lavandino era più alto di me. Oh, Fra, come sei bassa. Me la pagherete tutti un giorno, tutti. Torniamo alla storia. Alzai lo sguardo verso il lavandino e vidi una delle sigarette di mia madre, accesa. Quante probabilità c'erano di trovarla accesa, direte voi? Conoscendo mia madre tantissime, in realtà, era tutto perfettamente coerente con lo stile Mamma Frog. Disseminare l'intera abitazione di mozziconi e posacenere come su campo fiorito, dove l'unico modo per evitare di incappare in una Marlboro era mettere un piede sulla prima mattonella all'ingresso e aspettare che ti suggerisse quante sigarette si nascondevano in quelle di fianco. Poi certo, giustamente, se chiedi a mia madre che ne pensa delle sigarette, ti risponde: se mia figlia dovesse cominciare a fumare, beh, sarei molto delusa da lei. Eh beh, certo, giustamente. Non so cosa mi abbia attirata verso l'afferrare quel cilindretto di carta emanatore di nubi tossiche. O meglio, lo so, l'ipocrisia che aleggiava tutto attorno a me. Potrei dirvi di averlo fatto con circospezione, con consapevolezza di star sbagliando, ma invece no. Presi e con tutta la naturalezza del mondo me la infilai in bocca e inspirai. A tal proposito vorrei appunto aprire una parentesi. Ascoltando altre persone parlare negli anni, ho udito molte volte la frase "non stai aspirando nel modo giusto". Beh, la me stessa bambina risponderebbe: ah, perché c'è un modo giusto, quindi, gentile a dirmelo 18 anni dopo. Ciò che provai nel momento dell'aspirazione fu indescrivibile. Qualcuno stava chiaramente facendo il falò di Ferragosto nei miei polmoni, qualcun altro stava affumicando dei tranci di salmone nei miei occhi, e l'orso Bear mi stava guardando con dissenso attraverso la finestra. Fra Frog, non sei più la benvenuta nella casa blu. Quindi, addio, addio, Fra Frog, addio, addio, noi ci dobbiamo lasciare. Mi fiondai sotto al rubinetto per sciacquarmi la bocca, e il resto sono solo ricordi confusi. Mia madre mi sgridava, io sputavo, mia madre mi portava a lezione di ritmica, e io danzavo come una leggiadra puledra assieme alle mie compagne, mentre alitavo loro in faccia quell'odore fetido di ciminiera. Volersi sentire grande è normale, per carità, ma non sei grande se come me a 6 anni ti infili una sigaretta in bocca e poi, quando arriva il momento di soffiarsi il naso, ti metti a piangere perché hai paura delle caccole. Dopo quell'episodio non ho più toccato una sigaretta, anzi ho provato a far smettere mia madre pur non riuscendoci neanche a distanza di 18 anni. Ovviamente mi rifiuto ancora oggi di soffiarmi il naso, ma non per me ragazzi, per voi. Per salvaguardare la vostra salute. Comunque i moralismi stanno a zero. Fumare fa schifo, non ti rende più maturo e, per quanto possa sembrare assurdo, quella sigaretta mi ha fatto capire una cosa che si potrebbe definire, tra moltissime virgolette, un passo verso la maturità. Mi ha permesso di capire che se una cosa non mi piace, non devo sentirmi obbligata a farla soltanto per imitare gli altri attorno a me. Poi ognuno è libero di fare una somma delle cose positive e negative del fumare e trarre le sue conclusioni, ma io sono abbastanza contenta di avere dei polmoni sani, di poter stare 5 ore in treno senza diventare nervosa, di avere in tasca molti più soldi di quanti ne avrei se invece fumassi. E adesso vado a perdere altri chili di globuli rossi, perché ragazzi, quello sì che è salutare. Runner Rossi, io spero che questo video vi sia piaciuto e se avete avuto qualsiasi tipo di esperienza simile alla mia, ricordate di lasciare un commentino qua sotto e raccontarmela. E a proposito di cose che dovreste fare, vi ricordate il volume dei Draw My Childhood? Beh, sapete che è uscito ovunque, anche su Amazon, potete cliccare qua sotto e andare direttamente a vedere il volume se vi interessa. E nulla, io vi ringrazio per aver visto il video, vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!